Swazdula, ragazzi e ragazze! Buon inizio 2020 a tutti! Come primo video dell'anno voglio provare a tirare le somme su quello che, almeno nelle intenzioni dei dev, dovrebbe essere l'update di tutti gli update, Empyrean. Non ho voluto fare un video immediatamente perché volevo vedere come si sarebbero dipanate le cose quando i giocatori avessero capito un po' meglio le varie meccaniche e avessero iniziato ad abusarne. Adesso che molti sono già arrivati al Veil, diverse persone hanno completato o stanno per completare i loro Intrinsic e le Railjack non sono più delle carrette che esplodono ogni 3x2, direi che ci siamo. Anche se francamente non so se questo sia il momento adatto per tirare delle somme. Oddio, sì, posso avere un parere su questa prima fase, ma spero che questo video raggiunga l'obsolescenza il prima possibile. Perché ogni volta che penso ad Empyrean, il mio primo pensiero è: perché non hanno aspettato a rilasciarlo? Secondo me, per com'è adesso, Empyrean è perlomeno 2 mesi in anticipo. Siamo senza ombra di dubbi di fronte all'update più buggato e lacunoso che la DE abbia mai buttato fuori, e se ne sono accorti davvero tutti. Cioè, non c'è un campo in questo Empyrean che non abbia bisogno di ritocchi, bug fix, ribilanciamenti e quant'altro. Prima di iniziare a parlarne però bisogna fare le giuste premesse per togliere gli argomenti che già sappiamo saranno i primi ad essere toccati quando lo studio riaprirà con la fine delle festività. Altrimenti il video diventa semplicemente una shitstorm contro la Digital Extreme, cosa che non voglio fare e che non voglio nemmeno dare l'impressione di fare. Il primo problema riguarda la quantità di risorse richieste per riparare i relitti, che sono decisamente troppe. Non sono riusciti a fare un vero bilanciamento perché avrebbe interferito con le persone che erano già nel processo di riparare delle cose. Perciò, per metterci una toppa, hanno semplicemente boostato la quantità di risorse droppate e ribilanceranno tutto a fine festività. Il secondo problema è quello degli Arcwing. Amesha per ora è l'unico Arcwing realmente utilizzabile, ma anche lui viene one-shottato una volta passate le prime missioni sulla Terra. Per migliorare la situazione hanno tolto il lock-on dei proiettili delle crew ship sui giocatori con l'Arcwing, lasciandolo solo contro la Railjack. E la situazione è un po' migliorata, ma nerfare o buffare uno o l'altro Arcwing a questo punto è inutile. Servirà un rifacimento completo di tutti e quattro il prima possibile, anche alla luce degli Arcwing modulari che stanno per essere rilasciati. Il terzo problema sono le percentuali di drop. Alcuni componenti, tra cui alcuni Battle Avionic, sono davvero troppo rari, e l'aver incluso delle statistiche random ai relitti, unita all'attuale impossibilità di bloccarne la costosissima riparazione, rende il sistema molto frustrante. Tutto ciò verrà aggiustato a fine festività, soprattutto la questione dei droni riparatori. Hanno ammesso anche loro che l'economia sbilanciata ha creato una situazione che sembra renderli l'opzione migliore, e siccome quei droni sono ottenibili solo tramite Platinum, il tutto prende un po' l'odore dello scam. Ovviamente non era loro intenzione, li conosciamo, se se ne fossero accorti non l'avrebbero fatto, ma questo rafforza ancora di più l'idea che tutto Empyrean sia uscito troppo presto. Questi che vi ho detto, specialmente l'ultimo punto, sono i classici difetti che vengono beccati subito dal quality assurance. Bastavano un paio di giorni di prove ad essere di manica larga proprio e la faccenda sarebbe balzata agli occhi di chiunque l'avesse provato. È evidente che non hanno fatto in tempo. L'hanno ammesso anche nel DevStream 135, c'è stato un periodo di super grind nelle ultime settimane per far uscire tutto in tempo per i Game Awards, e nei pochi ultimi giorni rimasti i poveri programmatori degli hotfix hanno dovuto fare i salti mortali però per cercare di correggere i bug più catastrofici, cioè quelli che impedivano di fatto di terminare le missioni, mentre per le questioni di bilanciamento serve un po' più di tempo che avrebbero avuto se avessero aspettato ancora un po'. E questa, diciamo, è la situazione se guardate in generale, nel senso che da quello che ho letto e da quello che hanno ammesso anche i Digital Extremes mi sembra che tutti siano sostanzialmente d'accordo su questi punti. Ora, siccome il video è mio, passo alla parte suggestiva. Soggettiva, non suggestiva. Perché ho detto suggestiva?
sono scemo. Cosa ne penso io, in poche parole? Empyrean mi piace e anche abbastanza, ma detesto profondamente l'idea di averlo tra le mani in uno stato così incompleto. Voglio dire, siamo veramente a livello del proof of concept così. Le mappe sono praticamente tutte vuote. Mentre sbloccavo i nodi sulla Terra, speravo ad ogni nodo di incappare in una sorpresa. Mi dicevo, ora magari c'è una base da saltare, ora magari c'è un galeone, ora magari c'è un mini boss, ma niente. Tutti i maledetti nodi della Terra sono delle schermaglie, tutte uguali. Le uniche varianti che si possono incontrare sono la Ship Killer Platform e la Pulse Turbine, che per carità sono carine, in particolare la Ship Killer Platform, ma sono sempre identiche, sia dentro sia fuori. Se è finita la Terra, si passa su Saturno, che tra parentesi ha uno skybox di una bellezza disarmante. Cioè io ogni volta che lo guardo fa venire un po' di pelle d'oca, devo dire la verità. Ma a parte la fighezza dello sfondo, anche lì le cose restano le stesse. Skirmish, Ship Killer, Pulse Turbine. L'unica missione che realmente inizia ad essere interessante e che un po' ti fa capire la direzione che vogliono e che devono intraprendere è Cassio's Rest, in cui finalmente c'è una base di quelle scavate dentro l'asteroide in cui devi andare ad uccidere un mini boss. Cioè, la base è bella grande, ci si mette un po' ad arrivare al boss, ci sono dentro i vari tile classici e lì finalmente vedi che tutto si mescola bene. Ma cazzarola, è il 17° nodo che si incontra. Cioè, io prima di aver avuto modo di sperimentare un minimo di varietà ho dovuto giocare 16 volte la stessa missione. 16 exterminate per arrivare a un assassination. Non ha senso. O meglio, ce l'ha perché gli altri tipi di missione non sono pronti. Ed è un peccato perché tutti questi nodi, oltretutto, hanno anche un sacco di nomi evocativi che ti portano alla mente determinati scenari, che però non ci sono. Cioè, sono tutti contenitori vuoti. Mi sono segnato alcuni nomi, per esempio Yota Temple. Perché non potrebbe esserci una torre Orokin in rovina, in cui se ci entriamo abbiamo magari la possibilità di trovare un avionico, un componente raro? Korm's Belt. Perché non ha una cintura difensiva di torrette? Torrette Grinir da disabilitare una dietro l'altra. Anche Ganalen's Grave si chiama Grave, ma non c'è la tomba di nessuno. Perché non c'è un relitto schiantato al centro della mappa? Tutto quello che ho detto ora è un discorso, che lo ribadisco ancora una volta, è soggettivo, ma che non avrei dovuto poter fare. Io credo che sia evidente la passione che ci hanno messo per creare questo aggiornamento. Ci sono tante meccaniche che mi piacciono. L'Arcwing Slingshot, ad esempio, è meraviglioso. Cioè, mi diverto troppo a saltarci sopra e catapultarmi nelle crew ship. Hanno anche beccato tantissimo le animazioni, secondo me. Un'altra cosa che mi sta piacendo è la progressione degli intrinsic. Funzionano molto bene. Ogni volta che sali di livello in qualche campo ti dà l'idea di aver guadagnato una skill importante che ti avvantaggia realmente. Dopo un po' di scetticismo iniziale, anche la meccanica della forgia e del refine a fine missione non mi dispiace. Perciò, secondo me, la base per fare bene c'è tutta. Ma io non volevo la base. Io volevo un pacchetto completo. Quantomeno un po' più completo di così. Cioè, gli avrei perdonato i problemi di bilanciamento se avessi avuto più contenuti. Invece mi vedo costretto a ragionare di quelli in mancanza di altro di cui parlare. Infatti, da quel che si sta vedendo, secondo me servirà un bilanciamento serio delle armi, perché a questo punto si è trasformato tutto in una ricerca dei Kryophon Mark III della Vidar. Perché se ti escono quelli lì con il 50% di danno in più, fanno male più o meno quanto quelli della Zetki, ma vanno molto meno in overheat, quindi spari più colpi. E quelli sono praticamente il best in slot al momento. Un discorso simile si può fare anche con i reattori. Per esempio, ne sto trovando tanti, ma nessuno ha una capacità maggiore di quello rank 3 che mi viene dato dal dojo. Quindi li sto buttando via tutti, nessuno escluso. Perché? Cioè, nessuno metterebbe un reattore con meno capacità di quello standard, visto quanto sono fondamentali gli avionics. Quindi c'è un'intera categoria di loot praticamente inutile. E non ha senso.
comunque sia, mi va di vedere i lati positivi della cosa, nonostante tutto. Primo fra tutti, mi piace questo cambiamento in favore del co-op. Quando becco una squadra buona ci rimango volentieri per più missioni, si finisce anche per chiacchierare e fino ad ora ho sempre beccato gente piacevole. Presumo che quando introdurranno tutta la parte per il gioco in solo ricorrerò molto poco all'equipaggio e solo se sarà divertente da usare o da gestire, altrimenti ciao. Un altro lato estremamente positivo, e fatemi sottolineare positivo e anche estremamente, è che finalmente puoi decidere di essere l'host anche nelle partite pubbliche. Se vuoi essere sicuro di non beccare una host migration a metà partita, vai sulla tua railjack e parti da lì. Sai cosa c'è equipaggiato sulla nave e sai che l'host non ti pianta in asso quando gli pare, perché sei tu. Un'altra cosa che adoro è la tostaggine di questi nuovi Greeneer pirati spaziali. Sono straconvinto che verranno nerfati perché se ne stanno lamentando in troppi, ma io credo che siano perfetti così. Ce ne sono pochi, ma sono belli duri da buttare giù e quando muoiono finalmente è una bella soddisfazione. Come ultima cosa poi, io trovo tutta la modalità divertente. E appena la railjack inizia ad avere un po' di equipaggiamento discreto sopra, le partite diventano molto più snelle e veloci. Non resti mai con le mani in mano, perché ognuno può fare qualcosa sempre. Ed in generale, come già detto prima quando citavo Cassius Rest, la commistione tra battaglia spaziale e vecchi tileset è davvero bella e funziona, secondo me. Quindi io ci vedo tanto potenziale, a patto però che l'integrazione con il vecchio Warframe, tra virgolette, diventi molto ma molto più connessa di come è ora. La mia paura è che quando saranno pronte anche le missioni Corpus e probabilmente anche quelle Infested, il numero di nodi sarà enorme e la player base inizierà ad essere un po' troppo stiracchiata su troppe missioni diverse, quindi il matchmaking ne risentirà. Perché dico questo? Perché già ora abbiamo avuto un assaggio con le missioni per i Leech. Sopra la normale Star Chart sono andati a sovrapporsi praticamente 5 nuovi livelli, uno per ogni livello raggiungibile dai Leech. E ci sono quelli di livello 60-70 per chi ha i Leech di livello 1 e via via a salire fino ai 90-110 di chi ha i Leech di livello 5. Io, e non credo di essere il solo, ho notato un incremento del tempo in cui il matchmaking riesce a creare una squadra, specialmente nei casi in cui il Leech sia tra i livelli da 1 a 3, che poi dal 4 al 5 ce ne sono di più. Con Empyrean questa cosa andrà peggiorando, secondo me, perché da questo momento in avanti finirà per esserci per ogni pianeta un ulteriore pianeta con altri 7-8 nodi aggiuntivi che suddivideranno ulteriormente i giocatori. Credo che presto saranno costretti a trovare un sistema per unire le due mappe stellari e magari fare anche una selezione di missioni vecchie da eliminare o da convertire. Quindi qual è il verdetto su Empyrean? Non ce l'ho, perché per ora non posso averlo. Quello che ci hanno dato è frustrante e divertente in egual misura per il momento. Cioè, ha tutto il potenziale per far fare a Warframe un salto epocale a livello di gameplay, ma per riuscirci dovranno lavorare davvero parecchio. Cioè, non avere paura di togliere e convertire, e in ogni caso si sono trovati dei grattacapi non indifferenti da affrontare da qui in avanti. Secondo me può piacere o non piacere, ma questa è la fase più rischiosa di sempre per Warframe e anche per tutta la Digital Extreme. Comunque vada a finire, sono proprio curioso di vedere cosa faranno da qui in avanti. Ricordatevi che ben pochi giochi prima d'ora hanno rischiato quello che sta rischiando Warframe. Prepariamoci perché ci aspetta un anno strano e interessante. Quindi, che dire? Buon 2020 a tutti quanti, farmate responsabilmente e alla prossima!